manca uno. Ah. Allora, qualche brano dal vivo per voi e per Gege. Naturalmente, avete visto anche voi, con noi c'è un amico, Fabio Russo, che ci onora anche lui di suona con noi. Mi ha mandato un elenco di nomi di grandi personaggi con cui, della musica con cui ha suonato. Lo lascio stare, non importa leggerli tutti. È un, veramente un amico, e non è facile né per noi né per lui. Per cui rinnoviamo l'applauso. Fabio Russo. Just found, believing in yourself, and sure we will be proud. If you can't see, we just want time in time. You are right at the end of our life. Time is so bad, so very hard to see. Yeah.
I'm sure we will be proud if you see just one time type in time. We'll arrive, yeah, at the end of our life. Job, it's so bad, so very fine, but it's so bad, kind of
Grazie. Grazie. Ma si rivede. Siamo emozionati molto. Non è facile. Montgomery found himself beneath the sky. Pardon us, he is not gonna feel like they are anymore. The sun set. Thank you.
Grazie. Grazie, davvero, grazie. Ci sono anche le nuove generazioni che ci seguono, mica siamo solo qui noi vecchietti. Ricky, vieni qua, dai, che ci cantiamo una canzoncina insieme. Buonasera a tutti. Allora, lo dico perché così impara. Ricky è suo figlio. Impara che cosa? No, così impari te a fare il garfoncello. Sometimes I wonder where we go. When all my values are collapsing in my head, there really is no way of knowing. Tomorrow CD, tomorrow CD, tomorrow CD. That's the point of disillusion. If I could only find someone to call my friend, but there's no help for my confusion. Tomorrow city, tomorrow city, tomorrow city. Allora, siccome è andata bene, di figli di Claudio, ne chiamiamo anche un altro sul palco, che lui ci ha dato, Dio buoni. Francesco! Allora, avete seguito nel filmato che avete visto, quando noi siamo andati tanti posti diversi a suonare,
abbiamo dato un nome a questo tour musicale e l'abbiamo chiamato Freedom Jazz Dance Tour, mutuando il nome da un brano ovviamente di Brian Auger che è Freedom Jazz Dance. Thank you.
I Log 2. Fabio Russo a Lemon. Grazie a tutti voi. Penso che purtroppo abbiamo sforato un po' sui tempi. Avremmo un'altra canzone da fare, ma... Vai. Va bene, facciamo questo ultimo brano, si chiama Compared to What, ed è... Tranquillo. Ricky stava già andando a casa, è una roba che non si può. Thank you.
lousy love, lousy love. I'm hanging on the push and show. Possession is the motivation. Bring it up, the foundation. That we always end up being a group. Everybody now, trying to make it a real competition. Grazie Gege. Grazie, grazie a voi, grazie Gege. Grazie. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Dopo i log 2 è difficile parlare, però abbiamo un momento in cui la serata jazz prosegue e prosegue raccontando di un luogo del jazz che si chiama Canova. Qualcuno di voi forse lo conosce, qualcuno di voi forse l'ha frequentato. E il Canova nasce da un sogno di Giuliano Asquini, che è stato sempre un mecenate del jazz e faceva innumerevoli stagioni in giro per tutta Italia, ma anche fuori dall'Italia, facendo il barman. E, tornato a Pesaro, avendo questa passione, ha fondato il primo jazz club nel centro Italia, nato nel 1984. Era all'interno di una casina rossa, che c'è ancora, e uno stile inglese, dove si sono succeduti tantissimi musicisti, e tra cui anche Gege Giordani, Gianni Giudici, Giovanni Amori, Giorgio Lugli, ma anche tantissimi musicisti internazionali, quando ancora qualcuno di noi forse era molto giovane, ma da McCoy Tyner a Chet Baker e Elmer Gill. E come ha fatto Giuliano ad avere tanti ospiti così prestigiosi, io vorrei chiederlo ai figli di Giuliano Asquini, che sono qui con noi stasera, Romina e Simone. Un applauso, grazie. Grazie. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Allora, so che voi avete portato delle immagini, sì. So che voi eravate bambini, però avete un ricordo bellissimo di questo luogo dove sono passati, come dicevamo, i più grandi jazzisti internazionali e italiani. Raccontateci, sì, qualcosa. Innanzitutto volevo ringraziare a tutti, all'organizzazione, per questo momento, per avermi ricordato mio padre e il suo locale. Sono emozionato perché devo dire che mi sento una briciola dopo questo che è stato detto fino adesso, certo, su Gege. E ringrazio anche Ugo per questo momento. Io ricordo poco perché eravamo piccoli, io avevo 12 anni, ricordo che andavo di sotto negli strumenti a martellare sulla batteria. Il locale di mio padre era particolare, era unico in Italia, diciamo, perché era molto all'avanguardia. Lui era, come hai detto te, un barman e quindi faceva dei cocktail molto buoni, si poteva anche mangiare di sopra, su prenotazione, e alla sera i grandi del jazz facevano jam e c'era sempre della gran bella musica. Ma come è riuscito a trovare tutti questi grandissimi personaggi? Lui era un fissato, grandissimo fissato del jazz. Lui praticamente durante i suoi percorsi radunava jazzisti, perché era un mecenate, lui amava la musica, amava il jazz e l'ha fatto la sua passione. Ha raccolto tanti vinili che io, quando ero piccolina, avevo 9 anni, c'era sempre questa musica, questi vinili di jazz, che poi quella volta era un jazz degli anni 50, quindi non è quello di adesso. Quindi io mi stancavo anche perché non riuscivo a capirla questa musica. Eppure di sotto, in questo internato, locale, in questa taverna, succedevano delle cose di ogni, tant'è che racconto un aneddoto, che quando venì McCoy Tyner, che lui era di passaggio, era in tour, mio padre era riuscito a contattarlo, non so in che modo, e McCoy Tyner quella sera voleva mangiare la pizza, solo che da mio padre la pizza non si mangiava, e quindi lui fece di tutto per trovargli la pizza in un locale lì vicino, che era in centro. E quindi è stata una cosa bellissima, perché poi nel futuro, quando poi mio padre mancò, io ho conosciuto mio padre tramite i suoi vinili, tramite gli amici, perché poi ho continuato ad avere questa passione del jazz andando in tutti i jazz club anch'io, ho conosciuto gli amici di allora, ho conosciuto anche Gege, Giorgio e Gianni, e quindi tanti musicisti, e mi hanno raccontato la storia di mio padre. E quindi è nata tutta questa grande passione che tuttora porto avanti e tuttora scattando foto di tutto e di più. E quindi è stato veramente emozionante, perché quella volta poi ha suonato Chet Baker, che Chet Baker è stato un mito, ricordiamolo, e quindi incontrai anche McCoy Tyner, perché anni più avanti venii anche a Fano Jazz.
e gli portai una foto che lui scattò insieme a mio padre, e lui la riconobbe e quindi mi ha fatto l'autografo, quindi è stato molto bello anche questo. Vabbè, è stato un bel ricordo di te. Tu che eri più grande, tu sei troppo emozionato, sei troppo emozionato, va bene. Sì, sì, ma comunque volevo ringraziare anch'io tutti quanti, volevo ringraziare tantissimo anche io, un carissimo saluto a Gege, un carissimo saluto alla persona che poi adesso giustamente ricorderemo, perché Vittorio Giornari, compagno di tantissimi momenti insieme, perché abbiamo ascoltato jazz. Tra l'altro mi ha anche imparato un po' a suonare il sax, ma così. Ah beh, allora. E un saluto anche a mio padre. Ciao Giulio. Ciao Giuliano e grazie. Grazie. Grazie a voi. Lassù sicuramente si staranno divertendo a creare un altro jazz club. È probabile, è molto probabile. Probabile. Grazie a voi. Grazie mille. Ok, passiamo allora alla seconda parte della serata, come avevamo detto, e seconda parte dedicata al grandissimo sassofonista pesarese Vittorio Giornari, e chiamerei con me Sara Giornari, la figlia di Vittorio. Buonasera a tutti, buonasera, grazie di essere qua, grazie di averci dato questo momento per ricordarlo. Sì. Allora, Sara ha scritto una cosa, è molto emozionata per leggerla, quindi le farò io da voce. Grazie. Però è veramente una cosa molto bella che secondo me descrive Vittorio sia per quello che era, appunto, sia per quello che tutti conoscevamo, che con gli occhi della figlia, quindi di una bambina. Vedo anche tra il pubblico Andrea Biancani, che conosceva Vittorio da tantissimo e ha anche aiutato a dedicargli una delle sale del Jazz Club pesarese. Non è facile descrivere in poche righe chi era mio padre, e le persone che lo hanno conosciuto sanno bene di cosa parlo. Una personalità eclettica, una presenza fissa al mio fianco, di grande portata. La musica la faceva da padrone nella sua vita, così come le armonie del suo sax, imbracciato fino a pochi mesi fa, quando a gennaio, per un problema alla mano sinistra, l'ha dovuto mettere per l'ultima volta nella vecchia custodia. Suonava tutti i giorni, almeno un paio d'ore. Aveva 87 anni. Non si tirava mai indietro di fronte alla possibilità di esibirsi con gli amici e colleghi, perché suonare era per lui un vero piacere. Un carattere forte, un vero tornado di energia. In questo periodo in cui tante persone mi sono state vicino nel dolore, ho raccolto testimonianze di chi l'ha conosciuto, racconti e aneddoti dei loro incontri, di come aveva impattato nelle loro vite, ritrovandomi a pensare a tutte le miriadi di cose che mi ha sempre detto e insegnato, alle tante esperienze vissute insieme. Nella sua semplicità era avanti anni luce, una mentalità giovane e coinvolgente. Questo era Vittorio. Faceva sentire la sua presenza, faceva sentire che ti voleva bene, che era importante per lui e che ti stimava. Grazie al suo carisma e alla sua verve, lasciava un segno su ogni persona che incontrava. Non passava inosservato, mai. Non si poneva il problema di fare cose controcorrente, viveva la sua vita come riteneva fosse meglio, senza mai cercare il successo personale, la fama a tutti i costi. Sceglieva sempre la gioia, per lui e per le persone a cui teneva e che gli volevano bene. Anche quando, grazie a Sergio Veschi, ha potuto pubblicare alcuni dischi, incidendoli con il suo gruppo, non si è mai montato la testa e, nonostante la differenza di età, sul palco erano quattro ragazzi che suonavano e dovevano farlo bene, perché il rispetto per il pubblico e per gli altri era la sua regola. In verità, Roberto, Massimiliano e Joe erano i suoi fratelli a cui donare vero affetto. E questa sera con loro ci sarà anche Edoardo, che ho conosciuto grazie a mio padre
e non poteva esserci persona migliore di lui per omaggiarlo questa sera. E io chiamerei i musicisti sul palco. Eccoli. Joe Pagnoni, è già qua. Tu sei qui, non ti avevo. Massimiliano Tonelli. Roberto Bachi. Edoardo Maffei. Grazie ragazzi, grazie per essere qua, per ricordarlo, per omaggiarlo, grazie a tutti voi. E allora direi che è il caso di dare di nuovo spazio alla musica. E grazie a tutti. Perché è difficile per me parlare. Perché Vittorio è stato più di 20 anni della mia vita. Ed è stata una presenza forte, affettuosa. E se devo ricordarmi Vittorio, è il suo sorriso. E c'è molto da imparare. Grazie. Edoardo, Javier Maffei, Pepe, Joe Pagnoni, Roberto Bachi. Grazie per essere qua. E scusate l'emozione, ma non posso fare altrimenti. Grazie.
Thank you.
signori, è una sua composizione. Lo dico anche così, senza microfono. Bacchi's Blues.
Prego. Direi una bellissima serata anche questa, prima di chiudere e passare i ringraziamenti, vi ricordo domani sera è la serata finale, verrà ricordato Sergio Guerra da diversi gruppi dove lui li ha formati e dove è stato e ha collaborato. Prima di chiudere volevo ringraziare ovviamente il Comune di Pesaro, anche la partecipazione di Vimini questa sera, l'Associazione Pesaro Segreta che ha curato, diciamo, l'organizzazione per quanto riguarda biglietti e quant'altro, Aldo Bernardini che è la colonna portante dietro tecnico, che ci dà una mano su tutto dell'AMAT, l'ideatore dell'evento Rocco Bratta, va bene, la responsabile organizzativa Elisabetta Liz Marsigli, gli organizzatori della serata, di questa serata, Giancarlo Giangio del Vecchio, Riccardo Marongiu. Per quanto riguarda tutto quello che avete visto in video, il regista era Roberto Vecchiarelli. Per il montaggio video e foto, Stefano Salimbeni. Gli strumenti musicali, Music Store di Pesaro. Per l'audio, suono e luci, Sound Light, Pesaro. E per finire, il logo della manifestazione, questo, Enrico Fracassini. Noi grazie, diamo appuntamento a domani, grazie per essere rimasti fino a quest'ora e sono convinto che domani, come noi diciamo sempre, chiudiamo con il botto. Le sorprese sono infinite domani sera, dovete aver pazienza fino alla fine perché ce ne saranno tante. Grazie, 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 buonanotte.